Sono una studentessa del liceo scientifico Volta a Milano e ho intrapreso questo percorso di formazione con Video Sound Art già da qualche anno. All'inizio è partito tutto come un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, ma poi siamo rimasti in contatto e appunto ho iniziato a ricoprire questo ruolo di mediatrice prima a Milano e poi sono arrivata fino a qui a Venezia nella mostra di Gestus nel teatrino di Palazzo Grassi. È stato un percorso formativo perché non sono mai venuta in contatto, stretto contatto con l'arte contemporanea e adesso mi ritrovo qui a parlare con un sacco di persone. Siamo delle studentesse del liceo artistico Boccioni a Milano. Abbiamo partecipato al progetto di Video Sound Art, lavorando prima al Museo di Storia Naturale a Milano e poi venendo qui a Venezia. Abbiamo iniziato più di un anno fa attraverso un progetto di alternanza scuola-lavoro che è iniziato con un avvicinamento molto graduale all'arte contemporanea con delle lezioni frontali per poi passare alla conoscenza, a conoscere l'ambito che sta dietro alla produzione di un festival e molto anche con il team curatoriale. È stato importante rispetto a questo il percorso stesso che gli studenti hanno fatto da Milano a Venezia, perché questi due licei con i quali abbiamo collaborato quest'anno, il liceo scientifico Volta e il liceo Boccioni, hanno permesso agli studenti di poter partecipare sia all'edizione del festival che poi a prendere parte a questo momento qui a Venezia. Sicuramente questo ha permesso ancora di più di poter entrare non soltanto nella un avvicinamento all'arte contemporanea in generale, ma anche nella logica, no, di uno staff, di come lavora, dei dipartimenti. Cioè, uno dei punti fondamentali di Video Sound Art è proprio il fatto che la curatela si avvicina all'educazione e viceversa. L'apporto degli studenti, il lavoro stretto con loro è stato un grosso fattore di crescita e di messa in discussione di vari punti della mostra. Il percorso appunto ha poi visto anche elementi molto particolari come collaborazioni con gli artisti stessi e in particolare al Museo di Storia Naturale siamo state parte di una performance. Inoltre abbiamo creato anche un modellino del teatrino in classe per entrare meglio nell'ottica del processo espositivo. Uno degli elementi che secondo me è più significativo rispetto a questa funzione interdipartimentale è proprio il fatto che gli studenti hanno vissuto due edizioni, hanno avuto la possibilità di entrare nel profondo della ricerca curatoriale, anche a livello teorico, si sono confrontati fisicamente anche con i maestri teatrali, hanno provato sulla loro pelle quelli che sono gli esercizi e hanno anche avuto l'opportunità di capire cosa vuol dire mettere in relazione i maestri teatrali con l'arte contemporanea. Per prepararci a queste mostre abbiamo fatto molti incontri, sia con lo staff che con gli artisti. Abbiamo lavorato molto anche sul concetto di corpo e del teatro, appunto. Abbiamo fatto anche un esperimento, ho fatto questa esperienza teatrale in prima persona, che è quella della maschera neutra, ideata da Coupeau, in cui gli attori dovevano indossare questa maschera e annullare la loro identità per poi assumere la sembianza, la struttura della prima cosa che vedevano di fronte a loro, che in quel caso era la luna. Dovevano provare ad alzarsi solo col movimento del respiro. In questo modo rompevano le gerarchie del corpo, non ci si alzava più ponendo la mano o il ginocchio, ma era il diaframma, il movimento del petto a farli alzare. E questo è un po' lo scopo e l'obiettivo di Gestus, quindi rompere gli schematismi mentali e fisici soprattutto del nostro corpo per poi poter ricostruire pezzo per pezzo il corpo e la conoscenza, la consapevolezza di come usarlo e come stare al mondo.